Questo risorto è veramente risorto. Alleluia. Cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo momento di preghiera, a questo momento di ascolto della parola del Signore. Lo dico sempre come introduzione. Il Vangelo di oggi è tratto dal capitolo 6 di Giovanni, versetti dal 44 fino al 51. Eh, oggi, giovedì della terza settimana di questo tempo di Pasqua. Come possiamo vivere il tempo di Pasqua? Questo sarebbe una bella domanda Chi ci risponde oggi la parola Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo disse Gesù Nessuno può venire a me Se non lo attira il Padre che mi ha mandato E io lo risusciterò nell'ultimo giorno Sta scritto nei profeti E tutti saranno istruiti da Dio Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede alla vita eterna, io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Guardate. Oh Cristo. Bene, in questo tempo di Pasqua, dicevamo prima, è molto importante mh, celebrare l'Eucaristia. Questo è il modo di di perseverare nello spirito pasquale la chiesa primitiva lo faceva già così ci insegna sempre qualcosa la, la chiesa primitiva e allora eh, insiste in questo questo discorso nella sinagoga a Caffarnao ehm, parlando di questo argomento io sono il pane vivo eh, disceso dal cielo perché? perché bisogna capire bene due cose la prima che dice il Vangelo di oggi è che tutti saranno istruiti da Dio parlando eh, facendo riferimento al profeta Isaia che cosa vuol dire questo che tutti saremo istruiti da Dio perché Dio si è rivelato Dio si è manifestato Dio si è fatto uomo allora che cosa vuol dire questo nel contesto del profeta Isaia ad esempio che Dio non vuole più una legge scritta nella pietra, nelle pietre, no? Eh, la legge, i dieci comandamenti, mh? nelle tavole di pietre, se non ehm, la vuole scrivere nel nostro cuore, e per fare questo, Dio si è fatto uomo. Mh? Per scrivere la legge nel nostro cuore, Dio si è fatto uomo, è venuto a abitare in mezzo a noi eh? perché il nostro cuore. Accolga la legge dell'amore. E questo, in questo consiste l'essere istruiti da Dio. Insegnati, perché poi parlerà di imparare dal Padre. Questo è, è molto importante perché bisogna capire con che spirito, con quale spirito stiamo vivendo questo tempo di Pasqua. Uno spirito già noioso, uno spirito... Di, Va bene, è finita la Pasqua, ormai abbiamo mangiato, abbiamo bevuto basta. No, la vita del cristiano è una Pasqua continua, una Pasqua eterna. Eh? Uno che aspetta eh? la seconda venuta del Signore, questo maranatà, questo desiderio profondo del quale parlavamo ieri. Vi ricordate? No? Questa fame, sete, questa sete di Dio. E allora questo essere istruiti da Dio. Eh, lo possiamo fare attraverso la parola, l'ascolto della parola. Chi ascolta la parola ha vita eterna. Allora, questa è la prima cosa. Eh, poi dirà: Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Questo ascoltare e imparare è simbolo del discepolo, è simbolo de, del Figlio. Mm? Del Figlio. Cioè. Non possiamo chiamare Dio Padre se non ascoltiamo la sua parola, se non impariamo di quello che ci dice attraverso questa parola. La parola ha il potere di trasformare il nostro cuore, di scrivere questa legge nel nostro cuore, donarci uno, un cuore di carne, un cuore capace di amare, di ricevere l'amore di Dio e allo stesso tempo amare, amare. Perché questo è il senso della vita umana. Dio ci ha creato per l'amore. Ci ha creato per amore eh? e per amare. Ecco. E allora è molto importante questo, conoscere come possiamo conoscere, come possiamo ascoltare, come possiamo imparare dal Padre, eh? avvicinandoci a Cristo, conoscendo Cristo, amando Cristo. Questa è l'unica verità. Il resto è tutto vanità. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, sino solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. Cristo contempla l'amore del Padre, e lo manifesta, fa la volontà del Padre che è che nessuno si perda. L'amore che possiamo sperimentare attraverso i sacramenti, attraverso la parola, attraverso una predicazione, è sempre l'amore che Cristo ha ricevuto dal Padre e lo ha donato alla Chiesa. Ecco perché lo Spirito Santo ha questo potere di santificare, cioè di farti diventare amore, non è altro. Allora, io sono il pane della vita, sapete che per, per, perché dice della vita? Perché lui è il principio di vita. Il pane, il pane eh, che hanno mangiato i vostri padri, dirà il Vangelo, lo hanno mangiato, la mana, l'hanno mangiata e poi sono morti. Cosa è la mana? La mana è il cibo dell'esodo. Ma è un cibo che non ci ha permesso di conoscere la terra promessa. Ecco il cibo di, della, della semplicemente della voglia umana, diciamola così, no? del capriccio umano, cioè manifestata nella benevolenza di Dio, Dio che dà da mangiare al suo popolo. Ma il popolo mangia non per fede non per ringraziare il Signore, ma mangia perché mormorava dentro di sé. Conosciamo bene la storia dell'Esodo. E allora è vero che hanno mangiato il pane e sono morti, ma Cristo dice, io sono il pane della vita. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Ecco perché dicevamo all'inizio, come possiamo vivere questo tempo di Pasqua? Ecco, celebrando l'Eucaristia, chiedendo al Signore che ci dia il vero spirito eucaristico cioè passare in ogni Eucaristia dalla morte alla vita, passare in ogni Eucaristia dal del vivere senza senso alla pienezza, la pienezza, no? pienezza dell'amore ricevuto nel nostro cuore, attraverso il dono meraviglioso della carne, del corpo e del sangue di Cristo. Eh, infatti lui dirà, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando noi riceviamo la Santa Eucaristia, il presbitero prima di comunicare, Dice delle parole bellissime: il corpo di Cristo, il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano eh? per la vita eterna. Cioè, che mangiando e bevendo il suo corpo e il suo sangue siamo preservati per la vita eterna. Avendo Dio dentro di noi, avendo Cristo nella, nos nella nostra vita, possiamo vivere la vita eterna. Non ci rendiamo conto di questo? Non ringraziamo il Signore perché si fa così vicino? Si fa una sola cosa con noi Si lascia mangiare Si lascia bere Perché? Perché vuole, vuole entrare dentro di noi In un modo sacramentale vuole farsi, vuole farsi ancora una volta come noi E che noi allo stesso tempo no, Diventiamo come lui E questa è la grazia E questa è la Pasqua Di passare dalla nostra naturalezza, naturalezza triste eh, Sconfitta Falita a una naturalezza nuova, la natura del figlio, la natura, la natura, non naturalezza, scusatemi. Eh, la natura del figlio, una natura triste, una natura eh, ferita, a una natura divina, eh, a una natura filiale mh, che si appoggia in tutto nel suo Padre, nel suo Padre che ha dato da mangiare questo pane, che è il nostro Signore Gesù Cristo. Il Signore vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, cari fratelli, ringraziamo il Signore per il dono della Chiesa eh, che ci dona l'Eucaristia. Eh, ringraziamolo al Signore. Lasciate qui sotto nella zona dei commenti le vostre preghiere, i vostri commenti e eh, i vostri saluti. Ecco. Potete lasciare anche un mi piace, iscriverti al, no, al nostro canale e attivare le notifiche. Condivide anche il link di questo video con altre persone così ehm, evangelici. Lo puoi mettere pure sullo stato di, eh, di WhatsApp. Mm? Un abbraccio a tutti, bellissima giornata.